È uscita da poco la nuova DJ Mag Top 100 e come ogni anno accompagnata da un sacco di polemiche, quest'anno a maggior ragione per dei motivi particolari. Indipendentemente da questo, parliamo del fatto che stare a lamentarsi di questa classifica non ha assolutamente senso. La DJ Mag Top 100 la conosciamo, ne abbiamo già parlato anche su questo canale. È la classifica mondiale dei DJ e viene presentata ogni anno durante l'Amsterdam Dance Event. È molto incentrata sulla musica dance, EDM, chiamatela come volete, ma questo per ragioni di come la classifica è strutturata, ovvero per dei criteri quantitativi. In sostanza, vince chi riceve più voti. Motivo numero uno per cui non ha senso stare a criticarla è questo: contano i numeri, non c'è una giuria di qualità che in qualche modo stabilisce i criteri di assegnazione dei premi. Conta chi riceve più voti e la classifica è stabilita tutta in base ai voti ricevuti da parte degli utenti registrati. Punto e semplice. La classifica DJ Mag ci dà il polso della situazione attuale di quelli che sono i DJ più apprezzati a livello mondiale. Ecco l'aspetto interessante. Sono entrati per la prima volta in classifica dei DJ, tra virgolette, sconosciuti al grande pubblico occidentale, ovvero i primi DJ cinesi. E questo rappresenta in qualche modo un mondo che sta cambiando. Ma non ci dovrebbe stupire così tanto. Basta vedere su Instagram i numeri che fanno alcuni DJ russi che magari non sono neanche così conosciuti, non hanno fatto chissà quali release. Si torna a parlare di numeri, sono tanti, rappresentano un mercato specifico e se questo mercato specifico si allarga e va ad arrivare anche da noi occidentali, tra virgolette, europei, eccetera, è evidente che tutto questo influenza la percezione a livello globale. Le cose sono due: o si continua su questi criteri, quindi non c'è una sorta di coefficiente di difficoltà, un po' come è successo per anni per l'assegnazione della Scarpa d'Oro. Il titolo al giocatore di calcio che faceva più gol durante l'anno. Inizialmente lo vincevano sempre quelli del campionato scozzese o roba del genere. Poi è stato stabilito che in base al tipo di campionato ogni gol valesse più o meno. E allora è diventato magari Cristiano Ronaldo o altri. O si stabilisce per chissà quale motivo arbitrario dei criteri in base alla provenienza dei DJ, oppure ogni voto ha la stessa valenza e allora a maggior ragione vedremo sempre più sorprese nei prossimi anni. E di questo non c'è niente di cui stupirsi. È un segnale inequivocabile dei tempi che viviamo. Punto numero 3. Una discussione interessante l'ha sollevata Leandro da Silva su uno dei gruppi Facebook più popolari per quanto riguarda la scena EDM italiana. E lui, essendo bilingue, sostiene che in Brasile ci sono gruppi di questo tipo che sostengono i DJ brasiliani, oltre a quelli arcinoti a livello internazionale. Perché invece nel nostro paese non sosteniamo i nostri DJ? Tra le risposte più intelligenti che ho visto c'è stata: perché i DJ italiani non mi piacciono? Figuriamoci il tenore delle altre risposte ricevute da questo post. Ora, voglio dire, senza un briciolo di amor proprio non si va da nessuna parte. È evidente che poi troviamo delle classifiche che non ci rappresentano, ammesso che questo sia un problema. Se invece di passare il tempo a lamentarsi, a criticare e a offendere chiunque ha un'idea diversa dalla nostra, lo passassimo a supportare quello che ci piace e quelli che ci piacciono, forse troveremmo anche una classifica che più ci rappresenta. Continua a seguirmi su Essere DJ Oggi. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Condividi pure questo video e alla prossima.